La Giunta Comunale ha approvato interventi per finanziare l'impermeabilizzazione e la messa in sicurezza dei solai di 29 scuole cittadine, intanto però proseguono atti vandalici e furti in diversi istituti scolastici. Sì, devo dire che siamo di fronte a un paradosso. Noi facciamo poi salti mortali come amministrazione in un momento di crisi economica per investire al meglio le risorse che ci vengono dal Patto per Napoli. E proprio ieri con una bella delibera abbiamo concordemente con tutti i servizi territoriali delle municipalità approvato lavori di riqualificazione, ma soprattutto di messa in sicurezza dei solai e delle guaine per 29 edifici. Gli edifici che avevano presentato quest'inverno le maggiori criticità e che vorremmo, sui quali vorremmo condurre degli interventi risolutivi per il problema delle guaine, per le infiltrazioni, per tutte le aule interdette e per i luoghi che naturalmente mettono a rischio l'incolumità dei bambini. Mentre noi facciamo questo sforzo, però continua, e devo dire che ormai sento il bisogno proprio come amministrazione di lanciare un grido d'allarme e contemporaneamente un invito, diciamo, a tutti i cittadini nei confronti per un impegno nei confronti dei continui furti e atti vandalici a cui le scuole sono soggette. Nelle scuole ormai viene trafugato di tutto e non si tratta più soltanto dei computer, ma si tratta anche di ogni bene, di qualunque risorsa in tutti i territori cittadini le scuole posseggano, di notte entrando, indipendentemente dalla presenza o assenza di un sistema d'allarme, i ladri riescono a portare via computer, tablet, ma addirittura all'asilo nido che avevamo faticosamente finanziato con il fondo PAC sono stati sottratti frigorifero, lavatrice, persino i giocattoli dei bambini, oltre le panche, oltre i lettini. Il quartiere Vomero, che è un quartiere bene, quindi un quartiere nel quale le scuole dispongono di tanti beni e tendenzialmente non viene considerato un quartiere insicuro, ha subito furti in tutte le zone. Ormai non si è salvato più nessuno, sono state più volte depredate la Vanvitelli, la Belvedere, il Viale delle Acace, il Panzini e in tutte queste scuole l'ultimo stanotte si entra e ci si introduce, a volte addirittura per rubare delle cose assolutamente insignificanti. Un preside mi ha raccontato che mi hanno portato via il bocchettone dell'antincendio, che significa che per un pezzo di rame di 4 soldi è stata messa a rischio la sicurezza ed è stato interdetto un intero impianto. Il mio appello è a tutti i cittadini, perché le scuole sono di tutti noi, non sono soltanto dei figli di coloro che amano la scuola, sono anche il luogo in cui crescono i figli di coloro che delinquono, dei malviventi, e quindi questo danno è veramente un attacco al cuore della cittadinanza. Napoli è una città che ha dato grandissime prove di cittadinanza attiva e protagonista, di voler risorgere indipendentemente dalle risorse finanziarie con gli sforzi di ognuno di noi. Sento il bisogno di chiedere uno sforzo collettivo e soprattutto di richiamare collettivamente all'indignazione. Chi tocca una scuola tocca il presente e il futuro dei nostri figli, e questo va impedito.